scelto di fare questo master perché volevo specializzarmi nel fotorealismo, perché diciamo che oggi gli studi portano avanti, diciamo, quello che è il raggiungimento fotorealistico di progetti ancora non realizzati. Sono residente a Firenze e non vivo a Roma, e facendo una ricerca sul web ho visto che questo era l'istituto dove c'erano i mezzi più all'avanguardia in questo settore, e quindi ho scelto, anche facendo grandi sacrifici perché sono andato avanti e indietro tra Roma e Firenze, di venire a Roma e quindi di viaggiare e di seguire lo stesso il master anche se non stavo qui. Come progetto ho portato la chiesa di San Giovanni Battista, chiamata comunemente chiesa dell'autostrada, progettata da Giovanni Michelucci, che è stata realizzata tra il 60 e il 64 per onorare i caduti durante la costruzione dell'autostrada. Credo che la differenza che ha fatto, cioè che mi ha permesso di vincere questa borsa di studio, è che io praticamente mi sono dedicato alla realizzazione della tesi senza pensare alla borsa di studio, ma semplicemente perché mi piaceva quello che volevo fare. Ho scelto un oggetto architettonico di difficile composizione perché volevo, diciamo, sfruttare al massimo le tecniche che ci hanno insegnato qui all'Istituto Quasar. Diciamo che questa è una figura che permette di trovare, tra virgolette, forse più possibilità lavorative nel settore dell'architettura, perché è una figura professionale che ora è sempre più ricercata. Consiglio assolutamente di seguire questo master. Se una persona crede che il fotorealismo possa essere, diciamo, una cosa che appartiene a quello che vuole fare, io lo consiglio il Quasar. Puoi essere pure bravo tecnicamente ad utilizzare determinati programmi, però se non hai quella sensibilità alla fine diventi come un geometra del render. In realtà l'architettura è un'altra cosa, qui si insegna l'architettura virtuale, non geometra virtuale, sono due cose totalmente diverse. Dopo che ho finito il master ho incominciato a mandare curriculum, e c'è uno studio di un architetto famoso nel mondo che mi ha fissato un colloquio, però non voglio dire niente di più perché, diciamo, aspetto di fare questo colloquio e spero che mi prendano, e poi si vedrà.